Adesso è il momento del premio per il giornalismo. Io sono presidente dell'Ordine dei giornalisti della Toscana, rappresento i 5.000 professionisti e pubblicisti che in questa regione svolgono la loro attività e quindi sono onorato doppiamente come conduttore di questa serata e come presidente di presentare il vincitore, che è Corrado Ajuas, che come sapete oltre a essere giornalista è anche un illustre scrittore, ha trascorso tanti anni all'estero, prima a Parigi, poi a New York, dove è stato corrispondente del settimanale Espresso e del quotidiano La Repubblica. Cultura e informazione, è questo il binomio che ha sempre contraddistinto l'impegno di Corrado Ajuas. Giornalista, saggista, scrittore, giallista, ricercatore attento e scrupoloso, amabile narratore, ideatore di programmi televisivi di grande spessore culturale, Ajuas analizza i fatti e le vicende con obiettività, offrendo con uno stile ed una eleganza impeccabili precisi spunti, profonde considerazioni, puntuali riflessioni. Grazie. Dunque, Corrado, volevo dire, domandarti subito, un premio alla carriera certamente fa sempre piacere, no? No? Anche. Allora, volevo dirti intanto, questo libro tutto romano, I segreti di Roma, quali sono questi segreti? Beh, ovviamente sono tanti, però se ne dovessi dire uno che riassume tutti è che Roma è una città che in realtà ne contiene tante, che stanno una dentro, una sopra l'altra. E ci sono dei luoghi dove questa stratificazione di città viene fuori con particolare evidenza e io nel libro ne racconto alcuni. Grazie, un'altra domanda ancora. Giornalista e scrittore di libri gialli soprattutto, da dove nasce questa passione? Mi piace il sangue. Senti, davvero questa sola la motivazione? Davvero solo questo? No, vabbè, adesso stavo scherzando. Non si sa mai, noi giornalisti abbiamo sempre un po' passioni segrete, nascoste. Passioni torbide. No, la verità è che il delitto, che spesso paga, come vediamo a ogni livello, vero? Il delitto è un potente rivelatore sociale. E il modo in cui si delinque in un paese, si tratti appunto di coltellate o di delitti della finanza, è uno dei modi più eloquenti in cui il paese si dichiara. Questa è la storia. E senti, prima di rimandarti dal pubblico giù, così ti rimetti il cappotto, stamani abbiamo avuto tanti giovani, tanti ragazzi a cui abbiamo dato premi significativi per la loro espressività, per la loro creatività artistica, letteraria e poetica. Cosa diresti ai giovani di oggi? Questa è la domanda più difficile, no? Come dice? No, c'era una domanda dal pubblico? Sentivo una voce dal fondo. No, dicevo, la domanda più difficile, perché vedi, ai giovani di oggi bisogna dire due cose contrastanti tra di loro. La prima è che il momento è difficilissimo per un giovane oggi in Italia, è difficile. Io ricevo quotidianamente molte lettere di giovani, insomma, molto sfiduciati, perché la situazione è difficile, perché manda anche quelli che hanno fatto il master all'estero, mandano in giro sti curriculum, nessuno gli risponde. L'altra cosa che direi è che nonostante il momento sia così difficile, bisogna che continuare tutti, giovani e meno giovani, non solo ad avere una certa voglia, ma sentire l'impegno di continuare a far sì che le cose possibilmente cambino. Ci siamo capiti. E di noi giornalisti cosa pensi? Dicevo, di noi giornalisti, del giornalismo italiano, che cosa pensi? Ma la libertà, Sì, beh, certo, siamo in famiglia. Luce e ombre, vogliamo cavarcela così, qualche luce, molte ombre.
Grazie, grazie a Corrado Augas.